fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa e nero, dalle curve sale forte un suo grido. Seria! Sono molto contento.
contento perché devo dire grazie a Palermo di questa meravigliosa esperienza. E ho telefonato Paul e gli ho detto grazie anche a lui, perché sono felice di lasciare, secondo me, il Palermo in buone mani. La mia storia la conoscete. Io ho conosciuto Paul circa qualche mese fa, nel 2016, quando sono stato avvicinato tramite Tacopina da Cascio. Cascio si è presentato a Venezia negli uffici di Tacopina, accompagnato da Paul, che era la parte del suo consulente finanziario. Dopodiché, con Cascio, avete visto che non siamo arrivati a nessuna conclusione, ma con Paul, essendoci conosciuti, avevo fatto vedere tutti i miei asset degli investimenti che avevo nel nostro paese, tutti asset che col sistema nostro finanziario in questo momento non riusciamo per il paese a far partire e che io da anni ormai cercavo sul mercato internazionale. E con mia grande soddisfazione lui si è messo a disposizione per vedere di trovare la soluzione a questo tipo di discorso. E siamo arrivati, conoscendoci meglio, lui tra altre cose vive in Italia, poi spostandosi solamente all'estero, dagli Uniti e Inghilterra, per cui siamo arrivati anche alla conclusione con lui di avere un interesse per il suo fondo per finanziare tutti i progetti, e tra questi all'inizio si era parlato del Palermo solo dello stadio e del centro sportivo, anche con Paul, che è appassionato di sport e dei giovani e ha un futuro nello sport davanti, del Palermo Calcio. Io gli ho spiegato le difficoltà mie negli ultimi anni del Palermo Calcio, non avendo la possibilità di investire sia nella struttura sia anche nelle strutture societarie, cioè di fare le campagne artistiche che facevo una volta, di fare la politica che facevo una volta, che un po' non è solo del Palermo, ma un po' anche di tutto il resto, e poi soprattutto anche probabilmente anche per la mia età. Io non ho più i 60 anni, quindi mi sono presentato qui, ne ho quest'anno i 76, e penso che sia endemico che certe passioni, certe motivazioni, per affrontare con forza determinate situazioni, siano determinate dalla stanchezza della mia età. Per cui sono felice di mettere la mia esperienza di 30 anni di calcio a disposizione di Paul, e questo glielo ho sempre ribadito, e solo la mia consulenza, senza nessuna funzione di nessun genere nella direzione della società, perché lui la dovrò fare con la mia consulenza e con l'asset che andrà a formare lui con le sue forze. Mi dispiace che naturalmente in tutti questi giorni, nell'attesa di questo, sia stata messa in discussione un po' tutta l'operazione che avevo annunciato. Mi dispiace perché in 16 anni, 15 anni che sono a Palermo, vuol dire che certe persone non mi hanno conosciuto. Io non ho mai detto una bugia, io ho sempre mantenuto quello che ho promesso, sempre. Normalmente se non prometto lo scudetto non è facile vincere lo scudetto, per cui i risultati sportivi non si possono promettere, si raggiungono. Però io sono sempre stato onesto. La società di cui è stato messo in dubbio ultimamente, addirittura anche la porta finanziaria, perché avevamo avuto e ho dei problemi risolti al 99% con i procuratori per delle cose che sono nate, per delle truffe che ho denunciato e che ho subito. È stato messo anche in dubbio la solidità della società. E quando sono arrivato non pagava neanche le penne, non pagava neanche la carta igienica, e che durante tutta la mia attività è stato un esempio di gestione amministrativa e sportiva, e ne sono orgoglioso. Bravo. E io spero che le siano orgogliosi anche i palermitani di questo, perché mi hanno aiutato moltissimo, perché il personale che ho dentro è tanto di palermitano. Mi hanno aiutato nello stadio, perché fino a 2 anni fa era un esempio di correttezza per tutti gli stati italiani, e penso che sia un orgoglio per i palermitani aver subito, come tanti presidenti, anche l'amico De Laurentiis, che con i risultati enormi viene insultato, aver subito insulti da una parte della tifoseria non mi piace, non è bello.
l'oro ancora assolutamente, però non è bello, non è bello. Dobbiamo imparare da altri stati, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, dove questo non succede e non deve succedere neanche da noi. Questo è un po' il mio pensiero. Per cui io oggi vi saluto, vi presento Paul, che secondo me è la persona giusta per età, per entusiasmo e anche per forza finanziaria, col gruppo che lui ha dietro, per affrontare i progressi, gli investimenti del Palermo Calcio e per fare con me gli investimenti per il nostro paese, che hanno sposato, perché io ho spiegato loro che gli investimenti umanitari oggi per il nostro paese è creare posti di lavoro, sicurezza per, per il lavoro dei nostri figli, sicurezza per il loro avvenire. E sono orgoglioso e contento di cominciare con loro questo percorso di Fuori dal Calcio, perché realizza un mio sogno fondato da tanti anni, da quando avevo fatto il Movimento per la Gente, per questo, e soprattutto basato sul fatto che voglio dare un esempio di Fuori dal Calcio, di quello che un imprenditore sa fare per la gente. Grazie a tutti voi. Se lascio la parola al nuovo presidente Paul, lui d'oggi è un presidente effettivo nel consiglio di amministrazione, rimango ancora io dentro, ancora con lui, e naturalmente lui poi, quando ci sarà il closing anche finanziario dell'operazione, avrà la maggioranza di tutto, prenderà tutte le decisioni, ma già da oggi le prenderà lui nell'organizzazione. A te. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie al presidente Zamparini per questa bella presentazione, ma soprattutto per aver introdotto quello che secondo me è una delle chiavi più importanti di questo progetto, ovvero l'aspetto legato alla gente di Palermo, ed è, diciamo, uno dei motivi principali per cui nel corso di questi mesi mi ha fatto sorridere leggere commenti finché la cosa ancora era sotto la brace di questa operazione conclusa in un paio di settimane. In realtà sono mesi in cui in silenzio e con dedizione abbiamo cercato di mettere in piedi un'operazione che si articola su moltissimi aspetti, tanto quelli sportivi, calcistici in questo caso, ma anche le infrastrutture, i posti di lavoro, il percorso che mi ha portato qui oggi è esattamente quello delineato dal presidente Zamparini. Io partecipavo a una cordata americana di cui Cascio era l'immagine, era il caposquadra, diciamo così. C'era un altro gruppo finanziario ad affiancare questo e il mio gruppo era più un financial advisor, che è una delle operazioni, una delle funzioni che noi facciamo all'interno del nostro gruppo. In occasione di questo ho potuto vedere che dietro al Palermo Calcio in realtà batte un cuore, che è quello che durante il corso degli anni si è articolato con il gruppo Zamparini. Si sbaglia se si pensa che sia centri commerciali o questo o quell'altro. C'è una visione veramente molto bella ed è questo che a me ha colpito. E poi quando l'operazione con Cascio non ha funzionato, erano proprio questi progetti che mi hanno affascinato e che mi hanno portato ad avere un dialogo aperto con il presidente Zamparini per cercare di trovare un'operazione che potesse diventare realtà.
C'è stato, come ho detto prima, un duro lavoro che oggi sembra niente, sembra una cospirazione, e questo devo dire mi rammarica davvero, perché arrivo a Palermo veramente con una grande energia, una grande positività. Ho avuto un assaggio piccolissimo dei tifosi palermitani ad agosto, quando siamo stati con Cascio, ieri sera quando siamo stati a cena, gente incredibile, gente bellissima, e io spero veramente che possiamo chiarire oggi, chiarirci fra di noi, e una volta chiariti vorrei che si potesse enfatizzare un'altra cosa molto bella che il presidente Zambanini ha fatto. Lui è uno dei pochi italiani, se non l'unico, ad aver creduto in un giovane, ad aver messo la sua fiducia, il suo gruppo e il suo futuro nelle mani. Io sono uno dei soci di questo gruppo, però ci ho messo la faccia, e il presidente è felice di questo, perché nonostante la giovane età, l'ha detto prima, c'è l'energia, ed è un'energia che forse in certi ambienti manca, proprio perché si è legati a una classe dirigenziale che non è disposta a cedere il testimone. In questo mese uscirà il nuovo film di Veronese, Non è un paese per giovani. Io credo di essere un esempio che intanto possa smentire questo, perché l'Italia è e deve essere un paese per giovani. Ci sono fra le teste più belle al mondo che sono italiani, ci sono progetti meravigliosi che nascono in Italia e che spesso faticano a trovare esposizione, devono andare all'estero per... io vedo come vengo accolto, non è possibile che possa essere veramente il presidente di una squadra di calcio. Se andate all'estero, io vengo dall'America, a Silicon Valley io sono già vecchio, l'età media è 26 anni. Quindi ringrazio e sottolineo, prima di chiudere, ringrazio veramente il presidente Zambanini per la fiducia e per questo messaggio che, uscendo, ha voluto lanciare anche per scuotere l'Italia. Lo ha sempre fatto, l'ha sempre fatto nel corso della sua carriera, e credo lo faccia anche adesso, e sono convinto che il nostro operato non possa essere giudicato ora, siamo al day one, abbiamo messo in piedi un progetto che passa per tappe, passa per un passo dopo l'altro, e durante il corso del tempo avrete modo di vedere che si è fidato della persona giusta, e spero che anche voi, così come tutti i tifosi del Palermo, io non mi aspetto di arrivare qui e di avere fiducia e amore dei tifosi, perché la fiducia e l'amore e il rispetto sono cose che, se sono autentiche, vengono guadagnate con la forza dei risultati e con la coerenza di un progetto. E io sono qui a metterci la faccia, a metterci l'energia per cercare di guadagnare l'amore e il rispetto e la fiducia di questa città meravigliosa con la quale possiamo fare veramente tante cose molto belle. Iniziamo con le domande. Giovanni Di Marco, Sky.
Sì, salve, buongiorno, benvenuto, bocca al lupo subito, le faccio. Devo non chiedere però subito di fare chiarezza attorno al fondo, ai suoi soci, visto che ieri insomma è stato un rincorrersi di notizie insomma, che hanno creato anche un po' di confusione. Si è parlato di un'omonimia con il fondo Integritas Capital. Ecco, le chiedo insomma di fare chiarezza in questo senso. Sì, è ovvio che nel mondo ma non è solo quello della finanza, in qualunque mondo ci sono molti casi di omonimia. Il fondo, la parola fondo comunque è una definizione semplificata per parlare dei servizi finanziari che durante questi anni abbiamo messo a punto. Questa operazione che stiamo facendo si articola su aspetti che vanno oltre il concetto stesso di fondo. Quindi io non credo, so che qui in sala ci sono giornalisti che vengono dal mondo della finanza, non credo che i grossi investitori vadano su Google a scrivere: ah, c'ho 100 milioni da investire, fatemi vedere, investire 100 milioni e vanno a cercare dei fondi. Ovviamente la forza di un fondo è fatto dalla costanza dei risultati, ma sono risultati che passano per passaparola. Per un cliente soddisfatto che consiglia a un suo amico di guardare questa realtà e di cercare una collaborazione. Quindi non mi stupisce che si sia rincorso una conferma cercando un nome eclatante e non lo si sia trovato, perché noi siamo sempre rimasti una realtà dietro le quinte che soprattutto nel mondo degli investimenti essere anonimi è spesso un valore aggiunto, perché tanti clienti hanno bisogno della confidenzialità e di tenere segregati i propri affari. Noi questo lo garantiamo sempre. Io ripeto, la concretezza finanziaria del fondo potrà essere valutata non tanto da numeri che si possono trovare online, ma dai progetti che verranno creati visibilmente con il Palermo Calcio e con il gruppo Zamparini. Domani, cerco conferma, ma credo di sì che sia il nostro piano di lavoro, sarò in riunione con il sindaco per cominciare già a lavorare. Giovedì. Grazie. Per cominciare a parlare del progetto stadio, per parlare del progetto centro sportivo, e se abbiamo i permessi noi siamo pronti per cominciare. E io chiedo che il nostro operato venga valutato non da cospirazioni che si possono trovare online, ma dalle cose che faremo visibilmente a Palermo, dalla concretezza che cercheremo di dare e la solidità dell'organico della squadra che affronterà il campionato dell'anno prossimo. Naturalmente speriamo che sia la Serie A, la salvezza è sicuramente alla nostra portata. Se sarà la Serie B, siamo pronti con un piano A e con un piano B, letteralmente. Quindi ecco, io credo che tutti voi avrete l'opportunità di valutare la concretezza del nostro operato in questi mesi. E chiudo anche dicendo, la persona che doveva fare una due diligence seria e approfondita sulla credibilità del nostro fondo è il presidente Maurizio Zamparini, che l'ha fatta, è soddisfatto, ha avuto fiducia in ciò che ha visto e nelle cose che noi abbiamo portato sul tavolo, e io credo che vista la credibilità che ha come imprenditore e come presidente, possiate fidarvi del suo giudizio. Salvatore Geraci, Corriere dello Sport, terza fila.
Buongiorno, buongiorno Presidente Maurizio, buongiorno Presidente Paul, benvenuti, buongiorno. E grazie per questa opportunità. Io capisco... Sì, cambiamo o no? Vabbè, erano soltanto... Niente, eh? Ecco la cospirazione, vedete che sì. No, no, adesso abbiamo... È colpa del mio fondo, abbiamo tolto le batterie. infatti c'è qualcosa ovviamente che lavora sempre sotto. Beh, insomma. Io raccolgo quello che ha detto lei poco fa, cioè è il primo giorno nostro, è il primo giorno, quindi il primo giorno mi permette anche di fare delle domande semplici, perché poi io torno a casa, mia moglie è tifosissima e mi dice: scusa, ma che succede in questo playoff? Magari non vuole spiegare le grandi manovre, ma vuole spiegare delle cose semplicissime a cui si possono dare risposta. Mi pare che in questo momento l'unico dato certo sia il fatto che lei è il nuovo presidente del Palermo, ma in qualità di rappresentante del fondo io le chiedo quale prezzo è stato fissato per l'acquisto della società. Zamparini vende, svende, regala a fronte di eventuali altri progetti che avete con il fondo. Avete versato una caparra e soprattutto se il 19 aprile nessuna cordata dovesse essere pronta, che succede? Allora, tutti questi dettagli della meraviglia di fare affari in un certo modo sono confidenziali e fanno parte dell'accordo che è stato raggiunto fra il presidente Zamparini ed il sottoscritto in qualità di rappresentante del fondo. Il Palermo Calcio, come detto, è inserito all'interno di una progettualità più grande e quindi parlare di cifre non fa parte dello scopo di questa riunione. Specialmente nelle vie che lo proibisco. Quanto investirà nel Palermo ve lo può dire, ma quello che paga a me sono cazzi miei. Quando lei vende il suo appartamento, mica vengo a dire quando l'ha venduto, non la fa in cuore. Ma pago le tasse anche. No, ok. Quella è roba mia personale. Quello che investa nel Palermo è di tutti voi, ok? Ecco. Io posso averlo anche regalato, ok? Ma sono cazzi miei. Quello che vogliamo usare. No, certamente. Io ancora non ho la confidenza per dire che sono cazzi miei, ma... No, io prima c'è. Noi abbiamo 15 anni di prove. Quindi... Quello che vogliamo investire nel Palermo, più che parlare di cifre, secondo me il problema di parlare di cifre è che crea aspettative, la gente proietta poi sulle cifre, fa la propria matematica. Personalmente io lo trovo sbagliato, possiamo dire, lo ribadisco, ma il tempo lo dimostrerà, lo stadio e il centro sportivo sono la chiave per noi di questo progetto, anche perché se pensate alla visibilità che un'infrastruttura del genere può dare alla città come Palermo per l'organizzazione di eventi. Se non pensa, viene un grande artista dall'estero, dove va? Va a Milano, va a Roma, ma se noi abbiamo un'infrastruttura all'altezza a Palermo, la facciamo tutta la penisola. Per quel che riguarda poi la squadra, dovrei mettere un turbante per dire... metteremo 100 milioni per la campagna acquisti, ma non è quello che vogliamo fare. Il mondo degli investimenti è mirato al massimizzare un'opportunità e un'opportunità non significa sperperare soldi a destra e a sinistra. Quello che noi vogliamo portare qui a Palermo è forse una mentalità americana nel modo di gestire una squadra, un po' più come un'azienda e un po' meno con una certa amatorialità che si è potuto vedere. Se si guardano i conti e i bilanci,
squadra come il Palermo, e invito tutti voi a farlo, visto che il presidente Zamperini è stato sempre molto aperto nel farlo, si possono vedere, analizzare, provare molti dettagli che, se ottimizzati, possono rendere il Palermo una struttura economicamente valida, solida e autonoma. Questo chiaramente poi si traduce con una mentalità che deve essere sposata da tutti quanti, squadra compresa. Io credo comunque che la squadra abbia molti elementi già validi. Sicuramente ci saranno tutta una serie di aggiustamenti da fare durante il periodo estivo della campagna acquisti, ma la mia grande fortuna è che ho un consulente che è nel mondo del calcio professionistico da oltre 30 anni e da tutta una serie di altre persone che faranno parte di questo progetto e che aiuteranno a creare una squadra vincente, ma che sia una squadra, non siano dei nomi eclatanti semplicemente per dimostrare o per giustificare quanto sia grosso il nostro portafoglio, perché alla fine credo che ogni tifoso del Palermo voglia vedere una squadra che vince, e questo è quello che noi vogliamo dare al Palermo. Posso fare un'altra domanda oppure mi sono giocato il bonus? Prego Gerasci, poi vi parlo a Norì. Prego? Prego. Sì, grazie. Vorrei che lei mi chiarisse il timing di questa operazione, perché, per esempio, ma le ripeto, sono sempre domande che io porterò poi a casa, questo, no? Posso parlare con sua moglie? Allora, la prossima volta mandate lei. A gennaio vengo a cena, vedi, è brava a preparare, certo, da mangiare. Vengo, le spiego, è una grande cuoca. Perfetto, allora si troverà a sua disposizione. Grazie. A suo agio. A gennaio, per esempio, potevate intervenire con un investimento sulla qualità della squadra. Sì. Adesso rischiate, e tocchiamo tutto quello che vogliamo, sì, di intestarvi una retrocessione. Poi, quanto agli investimenti sulle strutture di Palermo, il presidente ne sa qualcosa, è 10 anni che non facciamo un impianto sportivo a Palermo. La giunta adesso cambierà, probabilmente, o se resterà la stessa, sarà dopo le elezioni. Insomma, i tempi a Palermo non sono mai così facili come invece un investimento del genere richiederebbe, perché è fin troppo ovvio che per voltare pagina c'è bisogno di uno stadio. Certo. Se lo stadio non arriva, non si potrà mai voltare pagina, perché sì, sono soldi buttati via, non si riesce a fare altrimenti. Allora io le chiedo, cioè adesso è proprio il tempo che lei possa sì, farlo, a Lopez, ai giocatori, ai tifosi, quale messaggio darà in concreto, proprio subito, cioè pronti via, qual è l'elemento di fiducia per cui uno dice sì, stiamo voltando pagina, ma abbiamo delle speranze autentiche, perché la città in cui viviamo non è una città semplice. Certo, ma una sfida semplice non è una sfida che dà soddisfazioni. Vincere è facile, è solo una pubblicità che è stata usata in Italia, ma non c'è vera soddisfazione a fare un progetto che sia semplice. Il progetto del Palermo Calcio, quello che lei immagina, quello che noi immaginiamo e quello che da anni anche il presidente Zamperini immagina, non è una cosa che succede dal giorno alla notte. Ecco perché ho 33 anni e sono qui per starci, per dare continuità a quello che sto dicendo oggi, che è il primo giorno di questa esperienza. Alla squadra, ai tifosi, che cosa vorrei dire? Alla squadra è molto semplice, bisogna guardarsi fra di noi, e questi siamo e questi saremo fino all'ultima di campionato. Non ci saranno cambi di allenatore, ecco, questo ve lo posso dire. L'organico tecnico, lo staff tecnico, i giocatori,
questi siamo. Abbiamo l'opportunità, abbiamo anche un calendario, certamente non posso dire facile, ma non proibitivo. Bisogna ora stringersi intorno e credere in una mentalità vincente. Allora chissà che se questa mentalità vincente poi contagerà, ma nel senso buono, anche la nuova giunta comunale, le istituzioni che decideranno se approvare o meno un progetto dello stadio, ecco, chissà se questo cambio di mentalità possa un po' dare una scossa. E alla fine da soli non si vince mai, lo deve volere la città di Palermo, lo devono volere le istituzioni di Palermo, lo devono volere i giocatori, lo devono volere i tifosi. Io lo voglio, il presidente Zamparini lo vuole, probabilmente lei e anche sua moglie lo vuole, quindi crediamoci, abbiamo veramente il destino nelle nostre mani. E questo credo sia una delle cose più belle, perché ci si sente liberi e ci si sente forti. Io ho sempre avuto il destino della mia vita nelle mie mani e oggi a 33 anni sono il presidente del Palermo Calcio, quindi io credo che, per quanto sia banale, volere è veramente potere. Grazie. Massimo Norrito, La Repubblica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle una cosa, dal comunicato che abbiamo letto ieri, il closing, per usare una parola che per ora va tanto di moda, sì, entro il 30 aprile, sì, lei però diventa presidente, mi corregga se sbaglio, diciamo in questi giorni, se già non lo è, insomma alla, sì, prossima... lo è da oggi. Lo è da oggi, cioè avete fatto un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione con tutto. Sì. Perfetto. Quindi mi domando... Sì. Il presidente che diventa presidente della società prima che ci sia il closing, volevo spiegata questa, sì, questa cosa, e poi volevo spiegato, se può farlo, come materialmente lei gestirà la squadra, nel senso, il presidente stava in Friuli e soprattutto negli ultimi, sì, tempi raramente è venuto in città, sì, se lei sarà qui, se si affiderà a qualcuno che già conosce, insomma se c'ha già una struttura in mente. Sì. Allora, se poi sbaglio l'ordine mi corregga per cortesia. Allora, per quel che riguarda il closing, il rischio è di usare questa parola e immediatamente associarla a un'altra situazione del calcio italiano che sta succedendo in questo momento. È chiaro che l'operazione che stiamo facendo è un'operazione che, come detto, e non vorrei... ormai l'avete capito, sono logorroico, quindi parlerò in eterno, però si articola su molti punti, su molti fronti, e quindi questo cambio al vertice che forse non segue delle tempistiche o delle prassi che potrebbero essere più comuni, è legato al fatto che il presidente Zamparini ed io abbiamo trovato un accordo su tutto. Perciò quando si parla di closing, ecco, per cercare di chiarire anche il comunicato stampa, è chiaro che per mettere in piedi un'operazione del genere sarebbe molto sbagliato pensare che si schiocchino le dita e tutto succede. Sono operazioni grandi, sono operazioni che richiedono una burocrazia e un'amministrazione ottimizzati, che richiedono dei tempi tecnici. Il fatto che si sia tenuto il consiglio d'amministrazione e che quindi la nomina sia avvenuta dimostra che da parte del presidente Zamparini ci sia grande fiducia nella concretezza di tutto ciò che succederà. Ecco quindi forse il perché di queste tempistiche. Ecco, quelle sono più tempistiche legate alla creazione del sistema amministrativo nuovo che permetta di gestire il Palermo. Quanto all'amministrazione, ecco, io
questa fiducia e questo rispetto di cui parlavo precedentemente, secondo me la riuscirò a conquistare mettendoci la faccia e facendolo con costanza. Quindi io le settimane in cui il Palermo gioca in casa passerò praticamente tutta la settimana qui a Palermo. Fuori casa raggiungerò la squadra in trasferta probabilmente il sabato, stiamo insieme e poi starò a vedere le partite. Questo anche per confermare il concetto di inclusione, che è un po' una parola chiave di questa nuova gestione. Io voglio, non ho l'arroganza di dire che conosco Palermo, ma la voglio conoscere, voglio parlare con le istituzioni, voglio avere un rapporto costruttivo con voi giornalisti che avete il polso della situazione, voglio capire veramente, è chiaro che noi abbiamo un progetto in questo momento, ma poi la vita richiede la flessibilità necessaria per adattarlo giorno dopo giorno. Quindi sicuramente io in prima persona voglio essere presente e voglio dare continuità alle mie parole. Per quanto concerne poi la struttura amministrativa, sicuramente c'è già una struttura solida qui a Palermo. Io a fine stagione, durante il corso di questi mesi, poi a fine stagione, ci concentreremo nell'ottimizzare il più possibile la gestione del Palermo, cercando di adattare alcuni modelli anglosassoni di gestione sportiva, appunto per cercare di far sì che questa sia un'azienda solida e che possa creare e ambire a grandi risultati. Quindi non so se ho risposto a tutto. Sì, okay. Sì, grazie. Luigi Butera, Giornale di Sicilia, a seguire Alessandro Amato di TRM. Sì, buongiorno. Pare capire appunto che al centro del progetto ci sia uno stadio e centro sportivo. In passato sono stati presentati dei progetti, è già stato fatto qualcosa, era stato c'era anche un preliminare per acquistare un terreno a Carini. Avete già idea se si proseguirà con il velodromo per costruire lo stadio e se si andrà a Carini per fare il centro sportivo? Sì e sì. Abbiamo avuto modo di valutare all'interno degli asset del presidente Zamparini questi due progetti. Sono due progetti bellissimi. Noi in questi giorni, già questa settimana, incontreremo le istituzioni per spiegare faccia a faccia quello che vogliamo fare. Ottenuto l'approvazione, vi posso garantire, io li ho visti sulla carta, sono anche stato, sono due progetti eccezionali e veramente non spero che tra qualche anno saremo qui di nuovo tutti insieme a dirci: oh, è vero, era proprio una figata, valeva la pena farlo. Credo che sia fondamentale, basta guardare quello che succede a Torino, cioè vedere le cose che succedono allo stadio lì, e perché non farlo qui a Palermo? Questo è quello che mi dico, in una città che ha tra i tifosi più questo lo dicevo, io vengo dalla cultura americana, nello sport professionistico americano, quando la squadra della città va male, la città si disinteressa, non è che protesta. Qui a Palermo l'energia non si dissipa mai, a volte può essere euforia, a volte può essere negativa, ma non viene persa. E quindi se noi rincanaliamo questa energia anche per creare entusiasmo attorno a questi progetti, cioè questa è la città migliore per poterlo fare.
Aspetta, Luca, una battuta al volo. Oggi una giornata può essere importante perché, come dicevamo in conferenza stampa, i gioielli sono tanti della nostra Sicilia. Potrebbe essere un nuovo spazio, quello proprio sportivo, lo stadio, che diventa un gioiello di questa terra. Ancora una città come Palermo che vive un momento che può essere importante, sicuramente un momento di movimento, e noi dobbiamo far crescere l'amore per questa città. E il calcio è sempre stato uno straordinario argomento per amare di più Palermo. Speriamo di riuscirci anche questa volta. In bocca al lupo. E crepi il lupo. A presto, grazie. Io mi auguro che voi adesso possiate farvene una ragione. Se ne è fatta una ragione Maurizio Zamparini, che è la persona che doveva farsene una ragione in primis. Il sindaco, l'incontro di oggi è stato veramente, veramente ottimo. Perché? Perché i ruoli sono stati distinti. Il convincimento della solidità del gruppo non è a fare dei giornalisti. E se voi continuate a sottolineare questo aspetto, quando anche le istituzioni hanno accettato la solidità di questo progetto, diventate, io capisco quello che è stato nei primi giorni, la necessità di raccontare delle cose che avete letto come incongruenti, ma ormai adesso che è stato digerito dal sistema, si può cominciare, mi auguro, a parlare, beh, innanzitutto della partita di domenica, perché sarà la mia prima partita allo stadio e veramente stiamo facendo un lavoro anche mentale con i ragazzi, con l'allenatore, straordinario, per cercare di, quando mi hanno introdotto alla squadra, io ho detto ai ragazzi, lì fuori, qua siamo tutti intorno, no, con tutti questi microfoni, io posso dire qualunque cosa, le cose più, le promesse più meravigliose, ma se poi loro in campo non fanno gol e non supportano le nostre idee, con il risultato le nostre parole rimangono sterili. Quindi veramente io mi auguro che l'attenzione, la concentrazione dei tifosi possa essere, numero uno, fidarsi del giudizio delle persone che istituzionalmente hanno fatto delle valutazioni. Attenzione, un'altra cosa, una piccola parentesi, le informazioni, così come le mie fotografie, tatuato, questo, quell'altro, così come tutte le informazioni che voi avete trovato, non sono informazioni private o riservate, sono informazioni di dominio pubblico che il presidente Zamparini, così come tutte le altre istituzioni, hanno potuto cercare ben prima, quando non c'era tutta questa attenzione mediatica. E se non è stato un ostacolo, perché comunque è un'operazione che si articola su molti più livelli, non credo che lo dovrebbe essere anche per voi. Poi se lo continua a essere, non importa, io non è che posso dirvi che cosa fare o che cosa dire o non dire, ma io semplicemente mi auguro che c'è questa immagine con cui mi piace un po' raccontare i miei primi giorni qui a Palermo. Secondo me la squadra del Palermo Calcio è una ragazza bellissima, okay? Palermitana, bellissima, no? E la città di Palermo, inteso come giornalisti, come, è il papà, capito? Allora, arriva il fidanzato la prima volta a prendere la ragazzina per portarla a cena. Se non arriva quello in giacca e cravatta, che è un avvocato o un commercialista, di cui mi presento io, com'è che un padre palermitano si comporta? Beh, dice questo, ma aspetta, cerchiamo di... Ma se io invece faccio vedere che di sua figlia io voglio fare la mia principessa, la mia regina, un giorno possiamo diventare una famiglia. Ed è questo quello che io mi auguro. Io voglio corteggiare Palermo. Quando dicevo che voglio guadagnarmi la fiducia e il rispetto dei palermitani, è così come l'amore, non è che arriva dal primo giorno, bisogna conquistarselo un passo alla volta, ed è quello che io vorrei fare. Presidente, c'è un vecchio progetto da modificare, ripartirete da lì? Sì, certo. Il progetto, come tutte le cose nella vita,
bisogna fare, bisogna analiticamente chiedersi perché è fallito quel progetto, trovare, individuare quegli elementi, modificarli, ma se noi buttiamo via tutto e ripartiamo diventa una tela di Penelope. Quali sono le idee nuove? Lei parlava prima di questa cosa, di idee nuove da inserire in questo progetto. Sì, io credo che tutta la parte interna specifica dello stadio non sia stato sviluppato adeguatamente. Quanto tempo? Beh, allora, se voi vedete proprio il progetto, non si specifica per esempio l'area alimentazione, l'area negozi, l'area museo, l'area eventi, perché si potrebbe anche creare un mini spazio per eventi in cui i palermitani possono organizzare degli eventi all'interno dello stadio stesso. Ecco, secondo me va presa questa planimetria, vanno messe in un think tank tutte le idee che possono essere economicamente vantaggiose, ma anche a livello di entertainment, che alla fine è quello che vogliamo fare, entertainment, e definirle in modo più specifico nel progetto e presentarlo, perché anche da queste specifiche si arriverà a poter dimostrare all'amministrazione, che dovrà dare il consenso positivo, che il ritorno anche economico sia importante. Questo io credo sia, se vogliamo andare a scegliere, a trovare un dettaglio specifico, io credo che sia questo, oltre ovviamente all'eliminazione delle cose che sono state elemento non favorevole alla buona riuscita al primo tentativo. La zona è sempre quella del velodromo? Sì, quella è il piano A, ok? Io sono stato anche a vedere, è un'area fantastica, non ci vedo almeno così a pelle niente di sbagliato, ma come detto in conferenza è necessario dare un po' di elasticità al progetto in modo tale che se per n motivi non è quello il posto giusto, Palermo è una città meravigliosa, ovunque mi stanno portando io vedo un aspetto diverso, incredibile, dal mare, poi sali un pochino, ti sembra di stare in quelle... Cioè, bisogna solo fare così e trovare il posto giusto, quindi... Presidente, sarà un impianto da 30.000 posti a sedere, 35.000? Sì, secondo me vanno analizzate le statistiche di quello che è il bacino d'utenza dello stadio, perché è l'effetto discoteca, no? Se tu passi davanti a un locale e vedi una fila fuori, immediatamente dici questa è la serata più figa al mondo, poi riesci a entrare e sono in quattro dentro, perché è la psicologia che ci sta dietro. Ovviamente la bellezza dello stadio è di vedere uno stadio pieno, ho visto le immagini del San Paolo, è incredibile, anche solo questo è un elemento di interesse mondiale, quindi sarà necessario tarare la grandezza per rispondere alle esigenze della città di Palermo, per far sì che sia sempre una cornice meravigliosa, anche perché il Palermo, adesso che sto studiando sempre di più il calcio italiano, lo stadio e il tifo di Palermo è sempre stato il 12° uomo in campo, e quindi bisogna far sì che lo sia anche in questa nuova struttura. Presidente, l'hanno fatto le conti sulle società, sulla costruzione dello stadio, ma c'è anche da costruire una cosa che le decisioni sono state discorse. Assolutamente, però sono molto fiducioso, e sa perché? Io vengo da una cultura, quella americana, mi riferisco a... per esempio gli Yankees, no? La franchigia di maggior successo dello sport mondiale. Nel momento in cui cominciano ad andare male, la città piano piano si disinteressa agli Yankees. Quando invece vanno bene, allora tutti di nuovo con il cappello. Oh, io c'ho il simbolo dei New York Yankees tatuato, quindi... Palermo invece è... Pur avendo vissuto nel recente passato delle stagioni non semplicissime, non ha perso
la passione e l'entusiasmo, ma si sono trasformati in critica, in negatività, in protesta. Però questo mi rassicura, e le dico perché, perché non si è dissipata energia, si è semplicemente trasformata. Quindi se noi riusciamo a conservare, a rompere la seconda legge della termodinamica, a conservare questa energia e a trasformarla in entusiasmo, e non mi sembra che ci voglia molto, ovviamente, come ho detto ai calciatori, serve che loro ne facciano uno in più degli altri, ma è vibrante, è presente la passione. Quindi non vedo questa come una sfida impossibile. Hai parlato tanto di social, ci sono altri metodi di fidelizzazione del tifoso anche sul modello americano che le ha pronti. Sicuramente, e questo fa parte del progetto. Noi domani parleremo con il rettore dell'Università di Palermo. La nostra idea, come anche il sindaco accennava, allo stadio stesso, da un punto di vista di infrastruttura, ci sono degli uffici, c'è uno spazio fisico che sarebbe interessante dedicare ai ragazzi palermitani, per, io dico sempre questo, io posso essere intelligente 5, ma per arrivare a intelligente 10 ho bisogno magari di lui che è intelligente 5, insieme siamo intelligente 10. Quindi dare la possibilità alle giovani menti palermitane per creare progetti legati al social che magari si ispireranno ai modelli americani, ma magari no, perché gli italiani sono, se andate a vedere il 4x4 della Ferrari, è il sistema di ruote motrici più innovativo dell'industria automobilistica. Quindi io credo che gli italiani abbiano un cervello e una creatività straordinaria. Basta dare loro delle indicazioni, ma soprattutto basta dare a loro un'opportunità. Sono sicuro che la useranno e la sfrutteranno al meglio, e ovviamente noi come Palermo Calcio, ma come Palermo città, gioveremo moltissimo di queste iniziative, e spero che ne nasca sempre una collaborazione. Entro quando presenterete il nuovo progetto? Entro la fine della stagione. Poi è chiaro che ci sono le elezioni, c'è questo, c'è quell'altro, ovviamente ci sono da definire bene tecnicamente quando, come, dove, però come dicevo prima, prima cominciamo, prima finiamo. Quindi, per quanto riguarda il centro sportivo, chi è o chi sarà il vostro? Allora, dipende da dove decidiamo di farlo. Sì. Non è deciso? No. Sì, siamo andati a vedere Carini, esiste un spazio molto bello, che quindi, essendo Carini, non sarebbe esattamente nell'amministrazione di Palermo, anche se non voglio entrare proprio nella legge specifica, perché poi se la cito sbagliata sono messo in croce di nuovo, capito? Secondo me è importante, basti sapere che il centro sportivo fa parte della progettualità e che saranno valutate diverse location, una volta individuata quella giusta, anche in conformità con le esigenze dei giocatori, che magari per la logistica dobbiamo trovare il posto giusto, allora poi sarà presentato a Roma. Grazie. Me lo dovete dire voi in siciliano. È questo, hashtag facemo su stadio. Facemo su stadio. Presidente, il feedback.